La prova del 9, i magretti al cioccolato, sono buoni, sì o no? Buoni quanto da 1 a 10? Beh, per quello che sto mangiando io in questo mese, 9. Ma sanno di cioccolato, vero? Diciamo che è un surrogato di pan di stelle. Ah, beh, buono. Ma a me non piacciono i pan di stelle. Avete visto il pigiama con le iniziali MM? Però non sono le mie iniziali del brand, però Però non importa. Buona non importa. giornata a tutti. Andiamo a camminare. Sì, ciao. Ciao. Ho fregato Giulia e ho iniziato a farla camminare con me. Fa anche caldo, mi sono vestito, ma perché prima faceva freddo, ma adesso si sta bene. È molto importante perché Alessandro di Train Me Up mi aveva anche detto che è più importante la camminata e i passi giornalieri, che devono essere 10.000, 12.000, quindi 8, 10 km al giorno, piuttosto che il cardio, che è una ciliegina sulla torta. Quindi, dato che Giulia correre non le piace neanche tanto a me, è più bello fare una bella camminata a ritmo sostenuto nelle campagne, con i cani che abbaiano mentre parli. E via, e si respira ossigeno. Eh sì, buongiorno. Ah, tra l'altro domani, se tu... no, sì, domani, se tutto va bene, vi porto lì, se riesco, lì. Dove sorge? Tevere. Dove sorge il fiume Po, né? E il fiume Po sorge lassù sul Monviso, né? Ragazzi, credo che sia arrivato il momento, almeno in parte. Per pulire la mia macchina qua, ma ho trovato un Corrado in un rimorchio. Va che figo! Ma adesso sarebbe, mi viene voglia di camperizzarla questa cosa qua. Ne compro uno anch'io. È più grosso di quello che pensavo. È bello grande. Dovrei comprarti una seconda targa. No, c'è già, gli ho già fatto mettere la sua. C'è la sua? Aspetta, che tanto non la inquadro la sua. Uno L'ho già fatto. spettacolo! Ma ci sta in piedi? Ci sta in piedi? Ah, la stai insonorizzando un po'? La sto isolando. Isolando. Fa caldo, c'è solo la lamiera di Eh sì, legname. È tutta fa. in Si alluminio fonde. comunque. Tutte, quindi ultraleggera. Sì. C'è anche la porta. Sì, laterale. Ma è stupendo, è più bello di quello che pensavo. Quindi poi dopo lo rivesto con i pannelli. Se sei già qualche sei al lavoro, guardate le saldature, hai fatto proprio bene. Ho avuto una fortuna Hai incredibile. fatto benissimo, guarda la rampa, che bella che Perché questo qua è omologato per trasporto animali e cose. è. Bellissimo, cioè è quasi una casetta. Guardate, qua c'è la porta. Minchia, mi viene voglia di comprarmelo. Che figo. Cosa fa Corrado? Guarda, guarda. Si è messo lì. Tac, tac, mi metto giù. No, non volevo. Oh, è sempre bello. Madonna, che casino. È sempre bello trovare il vecchio che lavora. Io devo fare tante cose. Uno, buttare le cose. Perché io sono il re del procrastinaggio. Il re del procrastinaggio. Questa è melatonina, ne ho ancora. Devo comprare la melatonina. Questo, pane, questo non serve più, questo via. Poi tolgo. Porca, dove lo metto questo che è tutto zozzo qua? Ora sì che via. Oh no, no.
E oltretutto lo so cosa vi aspettate da me. Vi aspettate, mettiamo via le salse, vi aspettavate un plum cake. Madonna, ragazzi, voglio farvi vedere, ve lo ricordate? Il formaggio olandese al pesto. Lo so, lo so, lo so. Lo so che io vi avevo promesso un po' più d'azione avendo preso questo. Mamma mia, che schifo. Boh, devo dire che i pomodori hanno tenuto. Oh, ha preso un mezzo. Già che non viaggia magari Cioè che non viaggia a piedi, in bici, come ci ha abituato anni fa. Uno invecchia, cambia, gli piace cambiare. Almeno ci fa vedere due viaggi. Soprattutto di cipolla. Eccolo qua l'aglio. Almeno lui ci fa vedere due viaggi in fuoristrada. Cosa che non ho abbandonato, e come vedete qua. Anzi, sono anche qui per fare poi dei lavori. Però sono consapevole che da fuori per voi è tutto incasinato. Mentre per me, dato che vi sto facendo vedere la mia vita, anche già solo con un video al giorno, quindi entriamo anche un po' nel privato. Capite che data la dieta e il body transformation, farò il riassunto di un mese, di come è andato un mese, se sono dimagrito, eccetera. Mi sento ancora grassottino. Molto meglio, ma mi sento grassottino. Ora è il momento. È la verità, sacco a pelo. Io sapevo che sotto la padella avevo le patate. In realtà le patate come le metti? Stanno, sono rimaste al freddo. Devo trovare le cipolle perché non so più dove ho le cipolle. Cipolle, venite. Il caricabatterie dell'Apple Watch. Non devo più comprarlo. Qui ho la roba da vestire per il momento. È rimasta pressurizzata lì per il momento. La continuiamo a lasciare pressurizzata lì. Dove sono le cipolle? Oh, sento odore di cipolla, ma in realtà non ci saranno queste cipolle lì. Ah no, sono le cipolle, guardate, guardate. Eccole qua, questo è l'aglio. Mettiamo l'aglio, guardate, guardate. Madonna! Erano in cucina, che schifo. Molto bene, ragazzi, svelato l'arcano. Ora c'è solo da pulire e da togliere un attimo questo odore schifido di siula. Ma lo togliamo in fretta e furia. Via di vetrile alcol, combo perfetta. Sterilizziamo. A proposito, io e mio padre probabilmente avevamo deciso, come avete detto in molti, di mettere una gamba o due gambe lì in modo che tenga tanto, anche se regge, però giustamente, come avete ricordato voi, non si sa mai nella vita, sai. Volete un po' di noodles? Per il momento il più è fatto, diciamo così, anche perché poi viene buio. Perché capiamoci bene, prima che diventa tutto buio, io procrastino nella vita in generale, questo non fa parte, perlomeno almeno in parte, della mia sindrome bipolare, però anche quando sono attivo e in up, chiamiamola così, quindi in fase up, dove faccio un sacco di cose, procrastino comunque moltissimo, magari faccio le cose inutili ma procrastino, queste cose qua quindi io le tendo, come avete visto, a rimandare, perché c'era ancora la roba del giro di settembre-ottobre, siamo a gennaio, però io per esempio ho iniziato anche i daily vlog, proprio per darmi una spinta, cioè se io comunque devo raccontare qualcosa, se mi attiva in questo modo e mi fa fare le cose perché devo farle, perché voglio riviaggiare con il mezzo, perché voglio almeno portarvi 2 giorni con questo, perché comunque devo farci dei lavori, voglio filmare, devo filmare sfidandomi un po', lanciandomi sempre sfide come un video al giorno, la settimana di Casey, la body transformation, quindi sono obbligato ad andare perché ho parlato con qualcuno, ve l'ho detto a voi, ho parlato con qualcuno che mi allena, quindi ho dovuto prendere un impegno, allora in quel caso io, quando ho degli impegni fissi, bisogna sempre un po' obbligarsi, dirlo pubblicamente quando hai un'idea e poi attivarsi. E in più, come ho sentito dire spesso da viaggiatori, non solo dai grandi, anche se vai controcorrente non devi mollare. Se tutti ti dicono che non devi fare quella cosa lì, tu falla, al massimo sbagli e vai avanti. So che questa cosa qua è scontatissima, ma quello che voglio dire è non è solo uscire dalla propria comfort zone e andare avanti, come se fosse un cerchio, un'esplosione, si espande. Quando tu passi il limite della tua comfort zone, passi quel limite anche piccolino, quella comfort zone che prima non lo era, lo è diventata, e vai avanti così, scalino per scalino, esplosione per esplosione, espandi la tua comfort zone. Non superala, non esci, espandila. È più giusto rispetto che dire esci dalla tua comfort zone. Oh, si pesa. Comunque non vi preoccupate che un giretto ancora con il bestione ce lo si fa ovviamente. E in più ci sarà un viaggio inaspettato in realtà.